Ehi, oggi siamo qui per scoprire quanto ne sanno le persone su un argomento molto importante, ma cui non viene data la giusta attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Cosa ti viene in mente se ti dico acqua? Il mare, i fiumi. Fiumi, laghi, mari. Pioggia. L'acqua che si beve, le bottigliette, il commercio che si fa. Mi viene in mente un mare azzurro e cristallino. E se ti dico rogge, che cosa sono? Rogge, sincero, no. La roggia dove passa l'acqua? Non lo so. E secondo te per cosa possono venire utilizzati? Per convogliare l'acqua. Per l'irrigazione. Per convogliare l'acqua da qualche parte. Da 1 a 10, quanto pensi di saperne di queste rogge? 0,5. Fai 6. 1. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz. Sei pronto? Vai, ci sono. Prontissimo. Sì, ma non so niente. Secondo te cosa succederebbe se le rogge non esistessero? Cioè, sarebbe più difficile irrigare i campi, quindi avresti meno campi coltivati. Dei risvolti dal punto di vista di produzione di energia e dall'agricoltura. E non arriverebbe abbastanza acqua per far funzionare le centrali. La roggia più lunga d'Italia è quella di Pallavicino. Secondo te dove si trova? Suppongo Pianura Padana? Lombardia. Giusto. E da quanti anni è stata costruita la roggia Serio? Sarà tantissimo? 800 anni fa. Ok, ottimo, tanto tempo fa. I navigli sono dell'epoca di Leonardo, quindi 300 anni. Non lo so, ma come faccio a saperlo? Ma non l'ho costruita io, giuro. Sai quale ente si occupa delle rogge sul territorio? Il comune di Bergamo. Centro bonifico, robe di questo genere. No, non lo so, raga. È il consorzio. Ah, il consorzio! Ah, ok, sì, va bene. Eccoci di nuovo qui. Come abbiamo visto, non molte persone conoscono il consorzio, nonostante l'importante attività che svolge dietro le quinte. Ma dopo oggi ne sapranno qualcosa di più. E voi? Avreste saputo fare di meglio ai nostri intervistati?